Fuori con Ogden, viene a prendersela ancora Panni, palleggia poi sotto per Freeman, sotto canestro, gran passaggio, extra possesso, palla che però viene recuperata dalla Fortitudo, allora va Volpin, c'è Panni libero, c'è Freeman che si arresta e si appoggia. Scarica per Ogden, angolo per Panni che si arresta e va da tre, palla che prende il ferro e non entra, Freeman però è lì sotto. Allora va Filloi, grande anticipo di Volpin, allora vuole andare la Fortitudo, Volpin va in penetrazione, terzo tempo, palla che però viene... non viene messa nel canestro, ma è Fortitudo che riparte. Aradori vuole andare lui, angolo, anzi no, è Freeman che tiene palla, salta molto bene Candussi con una gran finta. Viene Freeman a dargli una mano, tenuto da Candussi, Panni vuole trovare spazio, non c'è, Ogden si arresta e va da tre, tiro cortissimo che però trova Freeman sotto Christian. 8:42, Volpin sotto per Freeman che trova spazio, due punti e potenziale. Va in penetrazione ma gli chiude la strada a Volpin, allora si arresta Ruzzi e ci vuole provare da tre, palla che prende il ferro, Vildera va altissimo ma poi ce l'ha stoppato Panni, tenuto da Ruzzi, sotto da Volpin che è chiuso, si va ancora da Freeman, gran giocata qui. La squadra di Coach Kaya, in questo momento sostituito da Angori, e Ogden va da due, palla che prende il ferro, Freeman angolo per Volpin, 4 secondi, deve inventare il numero 9, ci prova da lontano, palla che prende il ferro, Freeman che lotta, prende un rimbalzo importante, Ogden vuole andare lui, strada chiusa, Giordano, Volpin ci riprova da tre, Volpin, ferro, Freeman ancora mamma che va in cielo, prende un rimbalzo incredibile, subisce il fallo. Palleggia Panni, consegna Volpin sotto ancora per Freeman che è bravissimo, prende posizione, prende due punti, prende il possibile gioco da tre fino alla fine. Poi nei minuti finali venuta fuori una Fortitudo che con Aradori adesso è Freeman che prende il rimbalzo e ne mette altri due.